La Guardia di Finanza di Treviso denuncia 14 furbetti percepivano indebitamente l'assegno sociale. Un paese intero questo pomeriggio si è fermato per l'ultimo saluto a Massimo Pizziol, 18enne, morto in un incidente stradale. Incendio la notte scorsa in un'azienda di trasporti di Spresiano, in fumo tre motrici, non è esclusa l'origine dolosa. Scende in politica il magistrato trevigiano Angelo Mascolo, la scorsa primavera aveva fatto scalpore con le sue dichiarazioni. Telespettatori di Rete Veneta, ben trovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura ci occupiamo di cronaca con l'indagine della Guardia di Finanza che ha permesso di scoprire 14 furbetti, così vengono chiamati, che percepivano indebitamente l'assegno sociale. Chi continuava a percepire l'assegno sociale malgrado se ne fosse andato dall'Italia, chi lo incassava sul conto di un familiare morto da anni, chi addirittura aveva finto di separarsi per portare a casa quei 448 euro al mese. La Guardia di Finanza di Treviso ha passato al setaccio 1000 posizioni di destinatari della prestazione assistenziale erogata dall'INPS a soggetti ultra 65enni in situazioni di particolare disagio economico, scovando e denunciando 14 furbetti, 12 stranieri e 2 italiani, che negli ultimi 5 anni avrebbero percepito indebitamente somme per un totale di 500.000 euro. Una delle missioni istituzionali nostre importanti è quella ovviamente di contrastare gli sprechi, ma soprattutto le frodi ai danni del bilancio dello Stato. Unici due italiani, una coppia di 68enni trevigiani, lui ex impiegato con una pensione di 1.300 euro, lei casalinga, che per raggiungere il budget familiare e l'assegno sociale avevano addirittura finto di separarsi. Continuavano ad avere una felice vita coniugale, ma hanno simulato la separazione al solo fine di rientrare nei requisiti previsti per l'assegno sociale. In 4 casi i destinatari dell'assegno erano deceduti da almeno 3 anni, ma essendo la morte avvenuta quando avevano fatto ormai rientro in patria, all'INPS nessuno l'aveva comunicato. Si tratta di 3 argentini e un cinese. Altri, vivi e vegeti, si godevano invece i soldi del welfare italiano a casa propria. Chiamarli furbetti forse è anche troppo poco. Noi invece andiamo avanti con la cronaca, perché questo pomeriggio ci sono stati i funerali di Massimo. Sopra la bara, la maglia con la sua foto, quella maglia che lui aveva tanto voluto e che aveva indossato per il suo 18° compleanno. Un giorno di festa, quello, tanti sogni, tanti desideri. Tutto è finito quel maledetto giorno, quando l'auto si è scontrata frontalmente contro un'altra vettura, ad avere la peggio Massimo Pizziol alla guida dell'appunto, accanto al giovane, l'amico di sempre, ferito gravemente, ricoverato tuttora all'ospedale cittadino. Le sue condizioni sono migliorate, ma non è potuto essere fisicamente presente per l'ultimo saluto a Massimo. Fisicamente, perché nel cuore e nell'anima lui era lì, accanto alla persona con la quale aveva diviso e condiviso parte della vita. Ed oggi, nella chiesa parrocchiale di San Fior di sotto l'ultimo saluto al 18enne. Tantissima gente, molti giovani, sia i compagni di scuola dell'istituto Ipsia di Vittorio Veneto che gli amici di Software. E le parole di Guccini, canzone per un'amica, letta dal parroco di San Fior. Pensare che ancora vivi, voglio pensare che ancora mi ascolti e che come allora sorridi, e che come allora sorridi. Se lo dice Guccini, lo dice Gesù Cristo, almeno uno dei due dovrebbe avere fiducia. Poi le rose bianche in mano agli amici ed i palloncini lasciati volare in cielo con tante frasi: rimarrai nel mio cuore, sarai il mio tutto per sempre. Le lacrime ed il dolore di chi con Massimo ha vissuto questo tragitto, seppur breve, ma pieno di emozioni. Massimo lascia i genitori del fratello e tantissimi amici che ancora si domandano perché. Fuori dalla chiesa ad attenderlo moltissima gente, tutti per accompagnarlo nel suo ultimo viaggio. Incendio la notte scorsa in un'azienda di trasporti a Spresiano, ad andare in fumo tre motrici, e non è esclusa l'origine dolosa. Le fiamme hanno avvolto tre motrici, due con targa straniera ed una italiana, che si trovavano all'esterno dell'azienda Piave Trasporti in via Marmolada a Spresiano. Questa mattina sul posto hanno effettuato il sopralluogo gli uomini del nucleo antincendio territoriale dei Vigili del Fuoco. Secondo gli investigatori non sarebbero stati trovati agenti innescanti, anche se nessuna ipotesi viene esclusa.
Un incendio, insomma, tutto da chiarire. In roga è scoppiato ieri in serata ed intorno alle 20.30 alcuni passanti hanno lanciato l'allarme. Ben visibile il fumo e le fiamme. I cittadini hanno chiamato i vigili del fuoco che sono intervenuti con due squadre da Treviso e Montebelluna. Sul posto è giunta anche un'auto dei carabinieri della stazione di Spresiano. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono terminate poco dopo le 23. Fortunatamente le fiamme non hanno intaccato anche la sede dell'azienda. Continuano le indagini per capire cosa possa aver innescato il rogo, visto che i vigili del fuoco non hanno trovato vicino alle motrici nessun agente accelerante. Non è comunque escluso l'incendio doloso. Ed ora con gli aggiornamenti sul caso del residence Le Filande di Villorba, con 8 famiglie che da 3 giorni vivono al freddo. C'è stato anche l'intervento del comune e oggi sono arrivati i primi pasti caldi, ma intanto si muove anche la Procura della Repubblica. C'è un'inchiesta della magistratura? A questa domanda non posso rispondere. Risposta che conferma come la Procura abbia aperto un fascicolo sul caso del residence Le Filande, le 8 famiglie che da 3 giorni sono al buio e al freddo. Un'inchiesta per stabilire responsabilità a tutti i livelli per una vicenda che dal sociale rischia di finire nel penale. I magistrati vogliono vederci chiaro sul progetto per padri separati e famiglie in difficoltà che dovevano trovare in questa struttura una soluzione seppur temporanea grazie al sostegno economico della Regione attraverso una cooperativa di gestione. E non c'è solo il denaro al centro dell'attenzione, ma la legalità dell'intero progetto, ad iniziare dalla cubatura dei locali in rapporto agli ospiti, con esempi come la famiglia di 5 persone che vive in 20 metri quadri. Ci sono diversi soggetti coinvolti, diversi enti, e bisogna che ciascuno si prenda le proprie responsabilità. Come dire che presto potrebbero essere coinvolti tutti, dalla cooperativa di gestione al comune di Villorba, dall'URSS 2 alla regione del Veneto. Questo è il fronte giudiziario. Su quell'operativo oggi, dopo 3 giorni al freddo, sono arrivati finalmente i primi pasti caldi. Pasta asciutta, primo, secondo, è antipasto, acqua, pane, frutta, banane e tutto. Senti che bello, amore. Uia! È caldo? Metti su. Ieri ho già firmato l'ordinanza che impone alla cooperativa di riattivare l'energia elettrica, avvisando che se entro 24 ore la corrente non verrà ripristinata e con questa l'acqua sanitaria calda, il riscaldamento e la possibilità di utilizzare i fornelli, provvederà il comune in danno, cioè chiederemo i soldi che spenderemo poi alla cooperativa stessa. Sceglie la politica il magistrato trevigiano Angelo Mascolo. La scorsa primavera era salito agli onori delle cronache annunciando che da quel momento in poi avrebbe girato armato. Lo Stato non c'è più, mi armo. Quelle parole sulla legittima difesa lo scorso marzo avevano fatto il giro d'Italia, tanto che il leader della Lega Nord Matteo Salvini lo aveva invitato a partecipare a una manifestazione di Piazza del Carroccio. A distanza di 10 mesi l'annuncio, Angelo Mascolo, controverso GIP del Tribunale di Treviso, si candiderà al Parlamento. Non nelle file della Lega però, ma in quelle della cosiddetta quarta gamba centrista. Oggi a mezzogiorno è partita la richiesta di aspettativa per motivi elettorali al CSM e domani mattina alle 9 il plenum straordinario dovrebbe deliberare. Nessuno, guardi, è una candidatura un po' così, nessuno mi ha riservato posti blindati o altro. Mi è stato chiesto dalla cosiddetta quarta gamba di candidarmi e, siccome apprezzo le persone che mi hanno fatto questa richiesta, ho pensato che se bisogna, è che è inutile stare in casa a brontolare davanti alla televisione, che se si vuole cercare di fare qualcosa di meglio, i migliori, modesti a parte, i migliori si devono mettere in gioco, perché altrimenti ci saranno sempre i peggiori. Camera o Senato, Mascolo non lo dice e nemmeno il collegio. Okay. Comunque non sarà a Treviso, perché io non posso candidarmi a Treviso, né in una zona che sia, diciamo, sotto la giurisdizione di Treviso. Il magistrato respinge con forza l'accusa di aver cercato, con le sue esternazioni della scorsa primavera, di darsi visibilità. Io ho sempre fatto il mio dovere e quello che ho scritto non l'ho scritto certo per chiedere candidature. Queste le parole del magistrato che si candiderà dunque alle prossime elezioni. Era questa l'ultima notizia da Treviso. Grazie per aver scelto l'informazione di Rete Veneta e buon proseguimento con la nostra informazione.